È passato quasi un mese da quando Enzo De Blasio, esperto pilota e fondatore del Delta Club Napoli, è scomparso durante un volo sul suo aereo. Nessuna traccia né di lui né del velivolo. Quel 15 ottobre l'uomo era partito per un giro di test che sarebbe dovuto durare una ventina di minuti, ma poco dopo il bimotore da turismo era scomparso dai radar. Il 74enne è ufficialmente disperso. L'ultima posizione nota dell'aereo è al largo di Forio di Ischia. L'aereo si stava muovendo in direzione di Ventotene quando il transponder ha smesso di inviare segnali. Per le ricerche si sono mobilitati vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza e naturalmente guardia costiera, ma purtroppo senza risultati. Le indagini sono a carico dei carabinieri della tenenza di Mondragone. Al momento l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è che l'aereo sia caduto in mare per un malore del pilota o per un guasto e che si sia inabissato in un tratto molto profondo. In un comunicato stampa la figlia di Enzo De Blasio, Giada, a nome della famiglia, ha chiesto di rispettare il loro dolore e di non diffondere versioni senza riscontro come quella del presunto messaggio che il pilota avrebbe inviato, facendo intendere di avere intenzione di cambiare vita, particolare che aveva portato all'ipotesi di un allontanamento volontario. Non c'è stato alcun messaggio da parte di mio padre quella mattina, soltanto un tentativo di contatto telefonico non andato a buon fine per problemi di connessione della linea, o forse perché il destino così ha voluto. Al momento non abbiamo alcuna notizia, nessuna novità su probabili ritrovamenti. Stiamo vivendo nel dolore della perdita di un padre e di un nonno, cercando di trovare anche noi delle risposte in un'attesa logorante. Chiedendo nuovamente rispetto per la nostra famiglia e per nostro padre, rispediamo al mittente tutte le vergognose ipotesi di allontanamento volontario, in quanto la sua ragione di vita era sua nipote Viola, senza la quale non avrebbe avuto ragione di vivere.